Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video dedicato a The Sims. Nello scorso episodio il commento che ha ricevuto più like è stato quello di Sara Brignoli, che mi chiede di fare tantissime cose. Sono talmente tante che andrò sicuramente a selezionarne qualcheduna. Nel prossimo episodio fai andare a vivere Emma da Leonardo, fargli prendere un cane e un gatto e fargli fare un bambino. Fai tornare Tommy da Emily, fai prendere Emma a una clinica e fai sposare sia Tommy e Emily, sia Emma e Leonardo, tantissime cose. Così i rapporti tra Emily e Tommy miglioreranno, falli interagire di più con il bambino e fai crescere Sofia. Mi metti un cuoricino, assolutamente sì, mi saluti in un video, mi chiamo Sara, certo, ti mando un grande bacione e ti saluto. Grazie mille Sara per seguirmi, per avermi dato così tanti consigli. Sicuramente tutte queste cose le faremo, però non tutte in questo episodio. Come primissima cosa, in tantissimi mi avete detto che l'altra volta nell'andare a sistemare la casa, la stanza, l'ultima stanza che era rimasta per mia, sono andata a togliere un mobile del bagno e ho subito rimediato. E poi un'altra cosa che sono andata a fare è stata quella di aggiungere questo divanetto che fa sempre parte della nuova espansione cani e gatti, che secondo me ci stava bene e almeno c'è un divano anche per gli umani, non soltanto per i nostri amici pelosi. L'unica cosa che manca adesso di questa casa da sistemare è questa seconda casetta, questo loft, chiamiamolo come vogliamo, che inizialmente l'avevo pensato per Emma, però in questo episodio andrò a far trasferire Emma da Leonardo nella nuova casa che ho creato nel nuovo quartiere, e quindi questa pensavo di utilizzarla per la piccola Sofia, che è ancora una bambina, per magari fare una stanza, una casetta tutta dedicata per lei, una casa dei giochi, insomma, dove venire a rilassarsi anche con le sue amichette. Sono le 2 di notte, li faccio andare tutti a letto perché non c'è nessuno che sta dormendo e poi iniziamo a giocare sul serio. Finalmente dopo un'oretta riesco a giocare. Mi sono accorta che i miei sim non mangiavano più, e questo mi stava capitando, succedeva da quando ho installato la nuova espansione cani gatti, però non riuscivo a capire qual era il motivo, infatti continuavo a fargli preparare da mangiare, come potete notare, però puntualmente non mangiavano, cucinavano ma non mangiavano niente. Alla fine ho capito che il problema era il materiale personalizzato, che sono andata a rimuovere e poi ho rimesso, non l'ho rimesso tutto, ne ho messo soltanto una parte. Però almeno adesso possono e mangiano di nuovo tranquillamente. C'è Tommy che sta ancora dormendo, Jessica invece dovrebbe andare a lavoro, quindi sì, vai a lavoro. Infatti guardate quanto cibo ha in coda Jessica, perché continuavo a provare e lei si rifiutava di mangiare. Quindi alla fine, andando a togliere materiale personalizzato e poi rimesso, insomma, è ripartito tutto, hanno ricominciato a mangiare, meno male. Comunque sono le 9:30 di mercoledì, Mia sta insomma, l'ho messa a dormire, adesso si è svegliata. C'è Emma che ha disagio perché non ha mangiato nulla, è andata a scuola senza mangiare e quindi non sta molto bene. Emma invece ha recuperato tutte le sue forze, Tommy ancora sta dormendo, però anche lui ha bisogno di mangiare. Quindi Tommy, direi, vieni qua, mangia il toast alla francese e svegliati. Oggi pensavo di far trasferire Emma nell'appartamento nuovo che ho creato per lei e farla trasferire direttamente con Leonardo. Tra l'altro qua c'è un casino pazzesco, quindi magari Emma, fai una cosa, riponi e poi butta via. E anche qua, casella dimenticata, un'altra prova standardizzata. Quando Sofia ha quasi finito si accorge di aver dimenticato una casella poco dopo l'inizio. Tutte le risposte che ha scritto sono inalterabili. Inizia a informare l'insegnante, ma capisce che dovrà ripetere l'esame. Tanto è solo una prova standardizzata e non ha effetto sul suo voto. Confessa l'errore, consegna. Consegna. Sofia completa le ultime domande in modo corretto e decide di sperare per il meglio. La scuola ama vantarsi dei voti delle prove, ma quanto può contare una singola prova? Sfortunatamente l'insegnante ritiene che conti molto. Per assicurarsi che Sofia si metta in pari, assegna del lavoro extra per il mese seguente. Bene, povera Sofia. Comunque Mark adesso è a lavoro. E anche lui è a disagio, per quale motivo adesso? Mark perché è a disagio? Ok, ancora bisogno... Ah no, retrogusto cattivo, ho mangiato qualcosa che non era buono. E mi sa anche Jessica. Ambiente sgradevole, perché c'è un po' di... Oddio, qua in bagno cosa è successo?
si è rotto qualcosa. Esatto, sostituisci visto che abbiamo un po' di soldi e poi qua asciuga e questo invece sì, mangia patatine, no, ripulisci. Ok, ho cambiato anche i look, non so se vi siete accorti, visto che ho dovuto togliere il materiale personalizzato, di conseguenza i miei sim erano praticamente quasi tutti senza vestiti, allora sono andata a cambiare un po' dei loro look. Tommy invece è flirtante, però direi riponi e poi magari parla un po' con Mia. No, devi andare in bagno prima. Ok, vai in bagno. Tanto adesso hai mangiato abbastanza. E quindi Emma, vieni qua e facciamo, dai un dolcetto e poi fai un bagno. Ecco qua che mangia il suo dolcetto. Perfetto, nel frattempo Tommy, dopo che hai riponi anche qui, riponi e poi vai in bagno. Ok, poi Jessica si trova al lavoro, ottimo, accarezza e poi facciamo. Dove stanno andando? Ah, certo, fare il bagno. Ok, me ne ero già dimenticata, vediamo. In realtà avevamo già visto fare il bagno ancora nello scorso episodio. Tra l'altro è piccolissima, cioè guardatela, non ci sta neanche in vasca, nella vasca. Fatto questo, io quasi quasi. No, 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 c'è Tommy in bagno, non entrare. Brava, grazie. Comunque, fatto questo, quasi quasi, io direi di. Lei cosa deve fare? Lavoro al momento ancora non ce l'ha. Scrivi 5 libri buoni. Quasi quasi, Emma, scrivi un pochettino. Scrivi una nota di esonero per quale uso migliore delle tue eloquenti capacità di scrittura se non convincere sfortunate cariche autoritarie a esonerare i sim dalle loro responsabilità. No, scrivi un'email d'amore e ovviamente io direi di scriverla a Leonardo. Interessante questa cosa, non l'avevo mai provata. E poi facciamo social network, controlla i follower su Instagram di Mia, perché appunto adesso con la nuova espansione cani e gatti, anche i cani, gli animali, insomma, possono avere una loro pagina su Instagram. Interessantissima questa cosa. E poi magari direi Emma, devi andare anche in palestra perché anche lei ha preso un po' di peso. Sembra che qui abbia finito, fanno 65, grazie. A proposito, c'è per caso da pagare la posta? No, pubblica per conto tuo. La tartaruga Lilla, Buonanotte, Sogni d'oro sono i libri che al momento ha scritto. Quindi magari pubblichiamo per conto tuo entrambi i libri che hai scritto. Invece Tommy, Mia ha 17 follower, ok? Tommy invece lui lavora e ha anche l'aspirazione appunto di diventare un grande atleta. E per il lavoro oggi cosa deve fare? Deve semplicemente allenarsi. Quindi io direi, vai in palestra con Emma, viaggia. Congratulazioni, Emma ha pubblicato un libro per conto proprio, non guadagnerà quel che riceverebbe da un editore con i diritti di vendita, ma ogni giorno percepirà una piccola somma in diritti d'autore. Beh dai, come prima cosa non è affatto male, come prima vendita, diciamo, come prima pubblicazione. Quindi direi di andare subito con Emma e magari vediamo se può venire. Proviamo anche con Emily, alla quale ho cambiato i look. Anche a lei, Emily e Leonardo. No, però non va d'accordo neanche con Leonardo perché si odiano, quindi non è il caso di invitarlo. E piccioncini, vediamo un po' se viene. Ed eccoli qua, come potete notare, sono andata a cambiare i look di tutti. Comunque li volevo mandare in palestra. E la palestra, se non ricordo male, dovrebbe essere a Newcrest. Esatto, c'è questa oppure questa. E andiamo qua. Ed eccoci qua. Non capisco perché Emily abbia i capelli scuri, perché nella gestione dell'unità familiare, glieli ho fatti biondi, invece ce li ha mori. Va bene, comunque sono già furenti. Cioè, non riesco a capire, non so come riappacificare i rapporti con lei, perché non appena si incontrano, cioè subito si arrabbiano, diventano furenti. Rallegra, boh, vediamo se ce la possiamo fare.
E intanto, Emma, devi allenarti un pochettino, quindi direi partiamo con l'arrampicata sul pendio docile e poi fatto questo direi di fare un po' di allenamento oppure allenamento insieme con Tommy, visto che sei venuta qua con lui. Ok, vediamo se riescono a riappacificarsi un pochettino, ma non, veramente non so che fare. Fai fuoco e fiamme, discuti delle tecniche di fitness. Perché comunque la relazione sentimentale non va neanche male, romantico. Altre scelte. No, proponi le nozze, non si può fare perché sono troppo furenti. Facciamo, discuti delle tecniche di ballo. Niente, come non detto. Non so che fare. Magari fatemi sapere qua sotto nei notes, ma ciao, che bello questo cagnolino, si chiama Polpetta, presentazione amichevole. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti secondo voi cosa potrei fare per farli andare più d'accordo, perché non riesco, ogni volta che si incontrano la relazione va subito male. Tommaso è diventato un conoscente di Polpetta. Gioca, vediamo, oppure offri amicizia. Ok. Ma che bello che è questo cagnolone. Simpaticissimo. Accarezza. Ottimo. Poi, dove è finita? Eccola là. Cosa sta facendo? Chiama da te il gruppo, vediamo. Non c'è neanche un tapirulan libero, però. Oh, Tommy inizierà a lavorare fra circa un'ora. Quindi direi allenamento insieme subitissimo. E c'è Emma che ha bisogno di nulla, però è a disagio per quale motivo? Affaticamento straziante. I sim pigri odiano l'attività perché lei è molto pigra. Perfino raccogliere il telecomando è un eccesso di sforzo. Dai, Emma, hai bisogno di fare un po' di corsetta. Guardatela. E anche Tommy si sta allenando per bene. Fra poco deve andare a lavoro, quindi allenati fatto il 25% soltanto. Povera Emma, però ha bisogno assolutamente di fare un po' di attività fisica. Magari, visto che adesso Leonardo deve andare al lavoro, direi vediamo un po', aiutare a recuperare una cattiva relazione con Tommaso. Vediamo cosa succede. Jessica è tornata a casa, ottimo. Tommy, devi andare a lavoro. Vai subitissimo a lavoro. Altre scelte, vai al lavoro. Ciao Tommy, buona giornata. Lui al momento sta facendo ancora l'assistente dello spogliatoio. Lavorerà fino alle 21, parecchio. Comunque torniamo ad Emma, che è qui in bagno, sta aspettando Emily. Vediamo se esce un attimino. Ed eccola qua. Ah no, oddio, non è Emily. Dove è finita Emily? No, l'ho scambiata per Emily, ma non è lei. Vediamo se è qui. Eccola qua. Sì, eccola qui. Aiuta a recuperare una cattiva relazione con Tommy. Vediamo un po'. No, conversazione imbarazzante. Perché? Hai visto per sbaglio qualcosa che non avresti dovuto vedere. Ok. Altre scelte, amichevole. Chiedi dell'autore preferito. Chiediamo di altri sim. Chiedi di un altro sim. E chiediamo di Tommaso. Vediamo cosa ci racconta. È sul lavoro soddisfacente. Ok. Sono talmente innamorata di Tommaso, questo talmente scritto in maiuscolo non mi convince affatto. A questo punto direi esercitati nel pugilato. Oddio, c'è un gattino. Poi volevo anche far prendere un gattino a guardate quanti, a Emma e Leonardo.
Guardate quanti bei micini che ci sono qui. Che belli. Poi ha bisogno di farsi un bagno, quindi direi fai la doccia. Ok, la doccia l'ha finita, adesso faccio trasferire Emma da Leonardo, così poi li faccio trasferire entrambi nella casa che ho fatto per loro, che è super a tema animali, amici degli animali, che non vedo l'ora di farvi vedere. Ed eccoci qua, allora facciamo trasferire le mie unità familiari. No, a Winterburg, eccolo qua Leonardo, che mi sono dimenticata di cambiare il suo look, quindi al momento è senza pantaloni. Comunque, facciamolo trasferire con lui. Fatto questo, direi di trasferirli ufficialmente nel nuovo quartiere. Questa è la prima famiglia che si trasferisce ufficialmente qui. Ammobiliato, sì. Prima di iniziare a giocare ufficialmente con loro nella loro nuova casa, direi di aggiungere un animale. E visto che ho sempre aggiunto fino adesso un cane, stavolta aggiungo un gatto. Oddio, che piccolo! Allora, lui è un meticcio. Facciamo una femmina. Ok. E facciamo un gattino, un cucciolo. E vediamo razze. Oh, che bello questo! Bellissimo! Tutto nero. Bianco. A pelo lungo. Oddio, che tenero questo! Tenerissimo, tutto nero. E code. La coda direi che così va bene. E che colore lo possiamo fare? Così sembra una piccola tigre. Grigio. Che bello anche questo. E facciamolo così, però cambiamo il colore degli occhi. Allora, facciamoli azzurri, poi i baffettini li facciamo grigi, il nasino così, le orecchiette. Con le orecchiette piegate, no, così è molto meglio. E la forma della testa cosa cambia? Non vedo molta differenza, sinceramente. Ora però mi è cambiato gli occhi, il colore degli occhi. Che bella, è tenerissima, bellissima. Il pelo, a pelo lungo o a pelo corto? Io direi a pelo corto. E come posizione vediamo seduto, no, quasi più da cane. Facciamo seduta. Ok. Distaccata. Perché distaccata? Questi gattini non hanno un particolare bisogno di padroni. Sono qui solo per il cibo gratuito. No, facciamo esuberante. Questi gatti sono più attivi di altri. Adorano soprattutto balzare e correre in giro. Sì, questo togliamolo. Affettuosa. Questi gatti sono davvero affezionati ai propri padroni. Cercheranno di stare loro vicino ogni volta che sarà possibile. Carina. Sì, questo facciamolo. E poi viziata, questi gatti sono creature viziate, di rado le sgridate ne mutano il comportamento. Volubile, questi gatti hanno paura di tutto, vabbè, quasi tutto. Amano anche nascondersi di frequente. Predatrice, questi gatti piace girarsi furtivamente per il quartiere. Mandali fuori e potranno tornare con qualcosa che hanno trovato. Spirito libero, questi gatti si divertono a vagare per lo scenario, quasi come se fossero animali selvatici. Ma non temere, torneranno sempre a casa per mangiare. Noi, vabbè, abbiamo scelto affettuoso, quindi direi di no. Facciamo. E questi gatti sono i più morbidi della no... sono più morbidi della norma. Produrranno palle di pelo più frequente. Ok. Amichevole.
Sì, amichevole, dai. Ok, quindi abbiamo creato la nostra gattina e come la chiamiamo? La chiamiamo Zoe. Sì, Zoe mi piace. Ed eccoci qua. Allora, non capisco perché Emma sia in accappatoio, quindi direi abiti, cambiati subito d'abito. Eccola qua la piccola Zoe, accarezza, poi impara a conoscere, offri amicizia. Ma Dio, è piccolissima! Intanto che loro fanno amicizia, vediamo dove sta andando Leonardo, così faccio vedere velocemente anche l'appartamento che ho costruito. Questo è il quartiere, è la zona. Perché il tetto si vede così male quando prima c'era? Boh, comunque. Questo è l'ingresso. C'è un piccolo terrazzo dove sono andata a mettere due ciotole per la pappa, una scatola piena di giochi, delle palline, un tappetino dove potersi rilassare e sdraiarsi, ovviamente parlo degli animali, questa piccola porta per gli animali e un'altra scatola piena di giochini. Poi si entra, questo è l'ingresso, e ho fatto questo salotto, questo piccolo salottino, che è veramente molto piccolo, c'è un divano, un tavolino, la televisione, una libreria, poi lo specchio, questo piccolo angolino sempre dedicato agli animali, infatti ho messo un po' di a parete questi disegni dedicati agli animali. Poi in questa porta si va in cucina, l'ho fatta tutta sull'azzurro, anche qua ho messo biscotti per animali. Qua ho messo altre due ciotole perché comunque la mia intenzione è quella di prendere un secondo animale, non so ancora se un gatto o un altro, se ancora un altro gatto oppure un cane, con il loro tavolo. Poi di qua invece si va nella stanza dedicata agli animali, infatti c'è questo divano, c'è questa aspirapolvere automatica, c'è il cibo per gatti e per cani, c'è la lettiera per il gattino, il gioco per il gattino, insomma un po' di cose per gli animali anche appese. Ho messo i gattini, i cagnolini, le nuvolette, i guinzagli, veramente ce n'è per tutti, le zampine, un poster, anzi due, cane gatto, così. Poi da quest'altra parte invece si va in camera da letto, questa è la camera, veramente molto semplice, qui c'è il letto e qua doveva esserci il computer, che però adesso sono andata a cancellare il materiale personalizzato e quindi è sparito, lo metterò con calma. Qua altre decorazioni, poi dalla porta dalla camera si va in bagno, piccolino, però c'è la vasca, visto che gli animali si possono lavare soltanto nella vasca da bagno, un lavandino, questa mensola, insomma, con un po' di prodotti, i servizi, lo specchio, piccolino però funzionale. E nulla, questo è l'appartamento che ho creato per Emma e Leonardo, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace. Poi dietro, nella parte dietro della casa, ho messo anche questi ostacoli per animali, forse questi sono più indicati per i cani. Mi sa di sì, sì esatto, però perché non me li fa selezionare? Incendia? No, infatti mi sa che è solo per... forse questi li possono utilizzare i gatti, questo no perché non me lo fa proprio selezionare. E qua ho messo anche un altro percorso ostacoli, diciamo. Facciamo un po' di verde, la zona mi piace molto e sono curiosissima di vedere come andrà la loro relazione, speriamo che non vada male come quella di Tommy ed Emily. Comunque, Leonardo stava leggendo, vai a due appuntamenti perché lui è un tipo romantico. Comunque, quella qui Emma, anche a lei ho cambiato i look, è diventata amica di Zoe, direi abbraccia... gioca con il puntatore laser, vediamo. Eccolo che arriva anche Leonardo, offre amicizia. Oh, yes, to me. Von Caro? Eh? Huh?
Leonardo è diventato amico di Zoe. Bene, vediamo se gioca col puntatore laser lui, visto che è mai andata via. Pensa che lì un po'. No, guardate. Che cosa bella. Poi che altro possiamo fare? Parla con, prendi in braccio, dai un dolcetto, protezione animali, nutri. Si sta divertendo un sacco. Vediamo se può giocare con le palline. Sì, dai la palla a Zoe. Dai, basta. Nutri, metti nell'inventario, no. Ok. Intanto Emma sta inaugurando la cucina per la prima volta. Cosa sta preparando? Pasticcio, pasticcino al microonde. Bene. Vediamo. Zoe, che piccola, bellissima. Vediamo se gioca. Ehi là. Sì, quella qua. Forse. Sì. Bella. Più grande di lei, però vabbè, fa niente. E qua invece si può soltanto sdraiare, chiedi di sdraiarsi. E qua riempi, imposta l'orario programmato, sì. Diamo da mangiare ogni... No, imposta l'orario programmato ogni 12 ore, ogni 6 ore. Ok, l'impostazione attuale ogni 6 ore, sì, direi che ogni 6 ore è perfetto. Poi ho messo qua anche la tabella del coprifuoco, ancora non possiamo utilizzarla perché diciamo non ci sono dei bambini, però quando ci saranno sarà super utile. Scrivi un messaggio per Emma, dai, vediamo cosa può scrivere e poi chiamiamo Zoe da noi. Mi piace un sacco come è uscito il nuovo appartamento, magari se vi può interessare lo posso condividere nella mia galleria, mi trovate come Giada Fra... Mi sembra già da fare 91, così potete scaricarla anche voi. Ho utilizzato quasi tutto il materiale originale del gioco, ovviamente di varie espansioni, però tutto del gioco, quasi niente di praticamente nulla di materiale personalizzato. E poi direi di reclamare il letto assolutamente. Reclama e reclama, e poi magari veniamo un attimo in questa stanza e poi chiudiamo l'episodio. Proviamo questo. Ma metti nell'inventario e riempi tutte le ciotole, no? Riempi, chiama Zoe. Qua cosa possiamo fare? Siediti, fai un pisolino con pigrizia. È a disagio per quale motivo? Interno freddo. Dai, piano piano imparerai a cucinare anche tu, Emma. D'altronde è sempre stata abituata da Jessica, cucinava poco a casa e quindi dovrà imparare a cucinare. Intanto lei fa un riposino. Vediamo se arriva Zoe. L'abbiamo chiamata, ma perché non vieni? No, mi sa che non viene, non ci ascolta. Chiama Zoe, vediamo. Forse adesso arriva, forse. No. Quindi facciamo una cosa. Prendi in braccio e parla con accarezza, dai un dolcetto. Oh, eccolo qua che arriva. E poi chiudiamo l'episodio perché si sta facendo tardi. Quasi ora di andare a letto. Dai, prendila in braccio e venite qui. Vai qui. Vediamo, non metterla giù. Bravo, grazie. E venite qui. Qua si può utilizzare questo, non è solo decorativo. Inizia la pulizia abituale. Questo magari lo vediamo nel prossimo episodio. Ecco qua. L'ha portata in casa.
e la sta coccolando. Niente dai ragazzi, io spero che questo video come sempre vi sia piaciuto. Se è stato così vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, tutti i prossimi episodi. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!